È appena terminata la gara sul riccio di Girifalco tra l'US Girifalco e il Pianopoli. Ha vinto il Girifalco con 2 gol segnati nella prima frazione di gioco da Conidi, Domenico e Quirino. Il Pianopoli ha dimezzato le distanze all'inizio della ripresa con Capitan Gareri e ha dato qualche fastidio anche alla squadra di casa. Avrebbe potuto realizzare il pareggio, però è mancato un po' di come dire, di cinicità sotto porta, e soprattutto l'attacco è sembrato un tantino evanescente, mister. Beh, sì, diciamo che anche il primo tempo abbiamo giocato bene. È stata innanzitutto una bella partita dove entrambe le squadre, anche se c'è stato un forte vento, abbiamo cercato entrambi di giocare a calcio. Primo tempo su 2 episodi, diciamo, siamo stati ingenui noi a prendere 2 gol, perché sennò anche il primo tempo è stato ben giocato. Però su 2 errori nostri, che quest'anno ormai facciamo errori che dovremmo evitare, abbiamo preso 2 gol, quindi è stata una partita in forte salita. Non era facile reagire, soprattutto per una squadra come la nostra, che è in una situazione di classifica molto bassa. Invece i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, la mia è una squadra giovane, quindi secondo me più che essere cinici manca quella cattiveria che le squadre che stanno lì sotto devono avere, perché comunque troppe volte ci fermavamo sperando che l'arbitro fischiava, troppe volte ci lamentava, cioè la categoria è questa, è difficile per un arbitro arbitrare, e sbaglia sempre sia da un lato che dall'altro, e noi siamo poco cattivi, calcisticamente parlando, sotto questo aspetto. Però siamo stati bravi a fare il 2-1, potevamo segnare anche il 2-2, poi chi lo sa. In qualche occasione abbiamo rischiato giustamente qualche contropiede, però in previsione di, sperando che li facciamo a questo punto i play-out, ci sono stati degli ottimi segnali, quindi usciamo sconfitti ma con un leggero sorriso per il proseguo del campionato. Allora, siamo nel dopopartita di Girifalco Pianopoli, vinta dal Girifalco 2-1. Siamo con il portiere dell'US Roberto Stranieri e con il nostro carissimo Ture, centrocampista tuttofare dell'US. Allora, primo tempo 2-0, bella partita, senza grandi difficoltà. Poi il gol del Pianopoli e qualche patema. Diciamo che noi per i primi 45 minuti ce la giochiamo con chiunque, poi un po' la condizione fisica, un po' pure gli avversari che fuoriescono da quella situazione dove noi possiamo pressare e facciamo qualcosa di utile, ma sostanzialmente il Pianopoli è una bella squadra, premesso lo sottolineo, non merita la classifica quella che ha. Noi ci siamo, però alcune volte abbiamo delle amnesie dove li paghiamo a caro prezzo, tipo il gol loro del 2-1. Poi la partita poteva andare pure sul 3-1 o 2-2, perché è stata aperta, è stata una bella partita. Però per fortuna abbiamo ottenuto tre punti fondamentali per la salvezza. Quindi siete salvi? Sì, adesso noi ormai diciamo che siamo salvi, sì. Manca qualcosa, Manca qualcosa. però abbiamo messo un mattoncino importante per la salvezza. Grazie. Grazie. Buona serata.